Quando ancora la teoria dell'evoluzione della specie era conosciuta da pochi e il grande pubblico rimaneva lontano dai musei, dai luoghi del sapere. È nato grazie all'intuizione di uno scienziato visionario che ha voluto cimentarsi in una impresa, aprire e rendere fruibile un acquario, un museo della vita marina a tutti, per consentire a luminari ricercatori di fare ricerca, studiare, approfondire la vita nei laboratori della stazione zoologica. Un viaggio nel blu più profondo per scoprire i segreti del mare. Nella nuova puntata dell'Altra Campagna esploreremo insieme l'acquario di Napoli e la stazione zoologica Anton Dorn all'interno della villa comunale. Insieme ammireremo quelle che sono 200 specie marine in un viaggio che racconterà quello che è il grande segreto ma anche il grande tesoro che rappresenta il mare, un tesoro che proprio i ricercatori, gli acquaristi e tante figure professionali che lavorano nella stazione zoologica Anton Dorn proteggono e preservano dagli attacchi del tempo e dell'uomo. L'acquario di Napoli è un luogo magico che cattura tutti gli amanti della vita marina. È il più antico d'Italia e ospita 200 specie animali e anche vegetali in 19 vasche di ultima generazione ed ha conservato l'architettura originaria dell'Ottocento. Luogo senza tempo in cui ricerca scientifica, bellezza, arte, natura, cultura si schiudono agli occhi del visitatore sul Golfo di Napoli, nel cuore della villa comunale. Sopra i pesci che volteggiano nell'acqua, i polpi che danzano tra loro, le posidonie che incantano e le murene predatrici pronte all'attacco, sotto i laboratori, le sale a servizio dell'acquario più antico d'Italia. Inizia qui. Questa è una zona che noi consideriamo curatoriale, si trova a un piano sottoterra ed è la zona in cui abbiamo iniziato il lavoro che poi è propedeutico all'introduzione degli animali all'interno della struttura aquarium. Qui ci sono numerosi impianti e vasche di forma diversa, dimensioni diverse e anche parametri dell'acqua diversi, che ci consentivano di far arrivare animali dal mare, animali da altre strutture. Moltissimi degli esemplari che sono in espositiva arrivano da altri acquari europei grazie proprio a una forte collaborazione con le strutture già aperte al pubblico. E alcuni, devo dire, anche dal vecchio acquario, tipo la Cernia, Cerianthus, sono animali che sono durati per tantissimi anni e che adesso hanno la possibilità di essere nuovamente esposti al pubblico. Qui noi abbiamo fatto arrivare animali tendenzialmente intorno a ottobre-novembre del 2020 e a discapito di qualunque situazione di pandemia, noi abbiamo continuato a lavorare applicando tutte le normative che ci davano indicazione di come operare, ma comunque garantendo la vita agli esemplari che erano presenti. Abbiamo fatto alcune campagne di pesca unitamente alle persone che si occupano della ricerca e poi abbiamo organizzato tutti i trasporti. Devo dire che sono già anche nati esemplari in questo spazio di tempo.
La dottoressa Simona Trillo è al lavoro per fare cosa? Ma in questo momento sta facendo l'analisi dell'acqua di tutte le vasche che abbiamo e noi in realtà la parte delle vasche è dedicata proprio al mantenimento degli esemplari e poi c'è tutta una serie di locali di supporto che sono laboratori analisi dove ci consente di capire in che ambiente stanno vivendo gli animali e quali sono le eventuali modifiche o cambi d'acqua da apportare. Abbiamo creato, oltre ai laboratori, le cucine, anche una zona prettamente veterinaria, un piccolo ambulatorio dove si possono fare sia le terapie, sia la parte di diagnostica, quindi se un animale non sta bene si fa la visita medica, si addormenta, si prelevano i campioni e poi si imposta la terapia. Così come se dovessero morire alcuni pesci vengono mandati o allo zooprofilattico per le analisi di approfondimento e comunque tutta una parte iniziale dell'esame necroscopico viene impostato già qui. La visione di Anton Don era proprio quella di un imprenditore, ha detto io affitto non solo le scrivanie che servono ai ricercatori per la ricerca, ma soprattutto faccio dei ricavi dalla vendita dei biglietti dell'acquario e in questo modo mi finanzio ulteriormente la ricerca. Tutti conoscono l'acquario, dal taxista al bar, a qualunque persona di Napoli che parla di questo edificio parla dell'acquario. E quindi probabilmente c'era tantissima aspettativa ad avere un ritorno e la possibilità di accedere di nuovo ai locali che storicamente erano aperti alla cittadinanza di Napoli. Dal piano seminterrato siamo arrivati finalmente in quella che è la punta di diamante dell'acquario di Napoli, la parte espositiva. Sì, allora noi abbiamo concepito il percorso nella parte esterna, quindi zona sud, ovest e nord, abbiamo tutte specie del Mediterraneo e della zona intorno a Napoli, quindi del Golfo di Napoli. Si parte da profondità molto basse, tra 0 e 10 metri, poi si arriva a Posidonia che arriva intorno ai 30 metri e si scende nelle profondità marine raccontando un po' gli habitat di tutta questa zona. E qui dove siamo ad esempio, dottoressa? Ma qua tendenzialmente siamo in ambienti rocciosi, ci sono varie specie, abbiamo dei labridi, tanute, coris, moltissimi ricci, degli scorfanetti. Una vera e propria grande opera ingegneristica, lo possiamo dire? Allora, sì, ingegneristica e impiantistica. Gli impianti di queste vasche sono al piano inferiore, abbiamo una filtrazione sia di tipo meccanico e disinfezione con ultravioletti. Ci stiamo immergendo in una porzione sempre più profonda del nostro mare. Ecco, adesso ad esempio dove siamo? Qua siamo nella zona del coralligeno che arriva intorno fino ai circa 200 metri dove ci sono molte gorgonie. Questa specie di pesci carinissimi sono Antias antias mediterranei e qualcuno lo chiama castagnola rossa. Questa è una vasca dove sono presenti gorgoni in generale. Già da qualche anno, da quasi 15-20 anni, noi abbiamo registrato delle morie, soprattutto in tutto il Mediterraneo occidentale, di questo organismo per aumento della temperatura. Quindi loro erano abituati a vivere in un ambiente più freddo, che era sotto la stratificazione termica delle acque. Non appena quella parte la si è approfondito, questi organismi non stanno più sopravvivendo, ci sono state delle morie di massa dalla Liguria lungo tutte le coste spagnole. Bene, questa non è proprio poi una perdita, è un cambiamento che si sta verificando. Infatti dietro di noi, lo vedremo tra un attimo, c'è un ambiente tropicale. Perché noi abbiamo messo un ambiente tropicale
dopo che questo acquario anticamente rappresentava la biodiversità del Golfo di Napoli. Perché il Golfo di Napoli, come gli ecosistemi marini del Mediterraneo, stanno cambiando. I nostri sistemi si stanno evolvendo verso un'area che potrebbe essere di tipo tropicale. Già le invasioni di tanti alieni, che non hanno, diciamo, nessuno che li ferma, non ci sono dogane, stanno entrando nel Mediterraneo, stanno andando ad occupare degli spazi che si stanno perdendo sempre per dei cambiamenti. A livello tropicale, anche là le barriere coralline stanno morendo per aumento di temperatura. Come da noi, solo che le nostre temperature adesso sono ideali per loro. E poi procedendo, noi abbiamo una vasca, vi ho detto che ci sono alcune specie che sono presenti in acquario ancora dall'acquario precedente, tra queste i cerianti. Questi ecco, qua. Fatecelo vedere, fatecelo conoscere. Sì, questi qua. Da quanti anni sono presenti? Mi dicevano da più di 20. C'è un valore emozionale particolare perché sì, racconta... Sì, mi sono accorta che quando abbiamo inserito questi animali all'interno delle vasche, chi lavorava già qua all'epoca ha avuto un attimo di emozione. Continuiamo a passeggiare sempre più giù nel blu del mare, dei nostri mari, perché lei diceva che molte specie arrivano proprio dai nostri mari. Qui dove siamo? Sì, allora, qua abbiamo una zona di ambiente più pelagico e ci sono pesci di vario tipo e a me piace raccontare che in questa vasca ci sono anche molti pesci che noi troviamo sulle nostre tavole. Perché mi piace raccontarlo? Perché secondo me bisogna sensibilizzare anche il cittadino rispetto alla specie utilizzata per la pesca, specie meno nobili, quindi non mangiare sempre solo branzino e orata, ma cominciare a capire che ci sono magari altre specie che richiedono una cucina più di dettaglio, più lavorata e che però possono essere comunque utilizzate. Qua abbiamo la vasca del polpo dove abbiamo tre esemplari che provengono anche loro dalle acque del Golfo di Napoli e che sono due maschi e una femmina. E abbiamo visto che si sono, guardi, è particolare, hanno già iniziato a accoppiarsi nel mese scorso più e più volte, quindi vedremo cosa succede nei prossimi mesi. Le anfore di Baia Sommersa, del Parco Archeologico Sottomarino del Golfo di Pozzuoli e la suggestione del murenario del Parco Area Marina Protetta della Gaiola. Riparte anche da qui l'Acquario di Napoli, con una nuova sinergia tra presente e passato. L'archeologia sommersa, la campagna Felix Sommersa che è raccontata nel Parco Archeologico di Baia, c'è un accordo proprio con la sovrintendenza tra l'Acquario e Baia Sommersa? Sì, noi abbiamo stretto un accordo di collaborazione che ci ha consentito di ottenere alcuni reperti di anfore, delle ancore litiche e dei frammenti di vasi e altri oggetti da poter esporre e proprio raccontare al pubblico anche questo tipo di valore culturale del mare. Direttore Saggiomo, l'archeologia sommersa, anche in questa vasca c'è il racconto prezioso di un progetto davvero importante. Assolutamente sì, abbiamo voluto mettere qualcosa che ci legasse alla cultura del territorio. Questo simula nient'altro di quello che possiamo vedere a Capo Posillipo, cioè i murenari veri dei Romani, dove si facevano allevamento delle murene. Gaiola, tutta quell'area là, è un'altra delle aree archeologiche sommerse che insieme a Baia costituiscono forse la più grande area a livello mondiale di archeologia subacquea. I Romani facevano allevamenti, lo facevano sia nelle lagune flegree, Fusaro per esempio,
che a mare. Nelle lagune Flegrea addirittura è nata in qualche modo l'ostricoltura, che poi è stata esportata anche, i francesi l'hanno copiata da noi, c'è una grande cultura da questo punto di vista. Si allevavano le ostriche all'interno di quelle lagune qua, mentre sia a Baia che a Gaiola, quindi a Capoposillipo, c'erano i murenari per l'allevamento delle murene. Alimenti che imbandiva, insomma, questi simposi, questi banchetti dei romani in maniera molto molto opulenta. Sì, assolutamente sì, sapevano trattare bene questo tipo di animale, che qualche volta non è usato adeguatamente da noi, perché ci stanno tante storie che si dicono sulle murene, ma una carne buonissima, quindi è un cibo abbastanza prelibato. E poi c'è un ospite di eccezione verso il quale c'è un portato emotivo particolare, questa cernia che è uno degli ospiti più antichi dell'acquario di Napoli. Sì, questa proviene da tanti anni di sosta qua da noi e ci sta meravigliando anche adesso, perché per un periodo è rimasta nelle vasche di Portici al centro recupero tartarughe marine. Poi è stata ritrasferita qua, questo era il suo ambiente in particolare, ci sta meravigliando quel suo rapporto che c'ha con le murene, sempre diciamo sembrano in qualche modo giocare tra di loro. Ecco, stiamo continuando a passeggiare, adesso ci stiamo affacciando, possiamo dirlo direttore, verso il futuro di cui lei parlava. Sì, assolutamente sì. Come si vede in questa vasca in generale, vedete ci stanno delle alghe su queste rocce e ci stanno dei ricci, quelli là, vedete? E questo diadema, quel riccio ovviamente bruca, è un erbivoro e sta mangiando tutta la parte delle alghe. Vedete che dagli scogli sono un pochettino più bianchi perché li hanno puliti loro, è su quel tipo di substrato che poi può crescere il corallo, può insediarsi il corallo. In questa vasca in particolare parte di questi organismi si sono già riprodotti, eccoli qua, li vedete i piccolini, questi sono nati in vasca. E quindi noi stiamo andando lentamente verso questo tipo di sistema. Ci sarà un momento in cui i nostri ricci si mischieranno con i diadema, poi i diadema tenderanno a scomparire, i nostri ricci tenderanno a scomparire, ci saranno sempre più quei ricci là. Vediamo uno che è un po' il simbolo, la passione dei bambini, il pesce pagliaccio, Nemo. Il pagliaccio Nemo che è simbionte con tutti questi altri organismi che sono comunque dei carnivori in generale, vivono insieme. E il pesce pagliaccio, tra le altre cose, si può nascondere tra quelle attinie semplicemente perché il suo corpo è coperto da uno strato mucoso, quindi non c'ha ustioni in generale, ed è per questo che quando lui sta là dentro non può essere mangiato, perché gli altri pesci sarebbero in qualche modo ustionati dall'altro organismo che ospita il pesce pagliaccio. Direttore, qual è lo stato dei nostri mari? Si era parlato insomma in maniera anche un po' speranzosa di questo Covid che va dato con i vari lockdown, un po' di respiro, ha fatto vedere belle cartoline che arrivavano anche un po' in giro. Cosa sta succedendo in realtà? È il metro esatto di quello che accade? Sì, abbiamo visto le acque pulite che non sono sempre un segnale positivo. Noi stiamo perdendo qualche cosa quando la temperatura è così, da un punto di vista come una temperatura tropicale, perché l'acqua diventerà sempre più calda. Farà in modo che non ci saranno più scambi tra l'acqua profonda e l'acqua superficiale, cosa che avviene da noi stagionalmente, per cui quando questo fenomeno avviene, soprattutto all'inizio della primavera, è come se ci fosse una concimazione del mare, cioè arrivano i nutrienti da sotto, avviene la fotosintesi, le piccole alghette che noi non vediamo, che è il plancton, fioriscono. Qual è il suo messaggio anche ai cittadini per proteggere il nostro mare? Beh, per proteggerlo non ci vuole molto, basta non offenderlo. Cioè, il problema per il mare per tanto tempo non ha significato niente, era proprio lo stuoino sul quale nascondere le nostre sporcizie in qualche modo, per cui gli scarichi a mare liberi senza essere trattati. Anche diciamo nella storia nostra, no? Gli scarichi di Napoli erano portati sul litorale Flegreo dall'altra parte, per non insozzare il Golfo di Napoli. Ma adesso che tutto è popolato in generale, è chiaro che se noi non cambiamo proprio un sistema di vita, il mare non potrà. Il mare è capace di rigenerarsi da solo. È un'altra vasca particolare, rappresenta gli ambienti profondi del Golfo di Napoli, che è una delle caratteristiche del Golfo di Napoli. Le acque del Golfo di Napoli sono normalmente
più pulite delle altre zone costiere, perché c'è questo ricambio continuo che avviene anche in questi canyon che ci stanno e che arrivano direttamente nel Golfo di Napoli. Questi canyon sono organismi del Canyon Don, vedete quelle ostriche, vivono solamente, probabilmente sono state ritrovate in Mediterraneo solamente nel Canyon Don, dove delle ricerche fatte anche dagli altri colleghi di altri istituti pensavano di dover trovare frigoriferi ed altre condizioni, è stato ritrovato un ambiente straordinario. Quello che non si sa tanto è quest'altra rappresentazione, quello rappresenta del corallo bianco. Noi avevamo una zona, una barriera corallina che partiva dal Golfo di Genova e finiva fino allo Ionio di questo corallo. La pesca strascica l'ha praticamente distrutto. Accade in un palazzo storico dell'Ottocento, dove c'è il primo acquario pubblico mai realizzato in Italia. Vasche con fauna ittica, ricercatori che da oltre un secolo e mezzo non hanno mai smesso di osservare, proteggere e studiare il mare in un'atmosfera affascinante e per una lunghissima storia scientifica. Al fine di controllare che tutti gli animali mangino, che tutti gli animali siano in salute e al fine di evitare anche un certo livello di frenesia alimentare, soprattutto in animali come le murene, noi abbiamo insegnato alle murene a mangiare da una bacchetta che immergiamo in acqua con un'isca e loro verranno a mangiare direttamente. Stiamo immergendo adesso un contenitore con delle esche, questa è la nostra femmina che è la più intelligente delle tre e sta aprendo il barattolo e si sta andando a rubare, difendendole anche, le esche che abbiamo messo all'interno. Questi meccanismi sono non solo alimentazione del polpo, ma anche degli arricchimenti ambientali. Sono esseri intelligenti e richiedono cose da fare durante la cattività in acquario. Andiamo ad alimentare l'acquario, gli animali, facendo attenzione che tutti mangino. Quindi ci sono poi delle tabelle che vengono compilate per far sì che all'interno del discorso del benessere animale questi animali siano sempre in condizioni di salute perfette. Quindi variamo l'alimento in base alle tipologie dell'animale considerato. Cosa mangiano? Allora, dipende dalla specie. Alcune sono più onnivore, alcune sono più strettamente carnivore. Quindi mangiano dal krill all'artemia, a tutta una serie di copepodi, ma anche a dei mix di alghe e altri alimenti specifici per le specie più onnivore, che mangiano per esempio molto più alghe o piante in mare. Anton Dorn non fu solo un grande scienziato, ma si mostrò anche un grande innovatore, organizzando un efficiente sistema manageriale di autofinanziamento attraverso una serie di metodi innovativi capaci di finanziare il suo progetto. Fu geniale, anticipando moderni sistemi di condurre e finanziare la ricerca, applicando un suo modello di organizzazione chiamato Sistema Bank, capace di recuperare fondi economici affittando spazi di ricerca e luoghi di lavoro. La storia antica della stazione zoologica di Napoli, dell'acquario, il più antico insomma di tutta Europa. Sì, la storia inizia con un'idea geniale di Anton Dorn che, dopo essere venuto in contatto con le teorie dell'evoluzione di Darwin, decide di creare una rete di stazioni zoologiche, per questo anche che ci chiamiamo stazione, perché voleva creare una serie di istituti lungo le coste italiane, proprio come una rete ferroviaria, per permettere ai ricercatori di poter venire dai propri paesi di origine in quel determinato laboratorio, in quel determinato istituto, per studiare la biodiversità del luogo in cui si trovava. Fortunatamente per noi, invece di creare una serie di istituti lungo le coste italiane, Anton Dorn, grazie anche al suo successo e alla sua qualità imprenditoriale, ha deciso di rimanere a Napoli, pur avendo avuto l'idea al momento in Sicilia di creare questo istituto che fosse anche indipendente dalle accademie e dalle università, per permettere al ricercatore di poter fare una ricerca libera, senza vincoli e senza costrizioni, e decise di spostarsi poi a Napoli, perché Napoli era anche una delle tappe all'epoca
all'epoca del Grand Tour. E forse proprio questa è l'essenza magica e bellissima e spettacolare di questo luogo: ricerca e cultura, meraviglia ed impatto emotivo e la volontà che è andata avanti nel tempo di conservare un posto così importante. Esattamente, perché Anton Dorn, che ha finanziato la costruzione del primo edificio in cui ci troviamo in questo momento con propri fondi personali e che ha avuto poi il supporto della municipalità di Napoli, che gli ha permesso insomma di costruire la stazione zoologica all'interno di quella che allora era la Villa Reale, ha veramente a fianco al mare per permettere anche di poter prelevare l'acqua di mare per l'acquario che lui aveva pensato di costruire a pian terreno e che potesse anche finanziare la ricerca che si doveva fare al primo piano, perché Anton Dorn aveva l'idea proprio di una condizione di famiglia dove i ricercatori il pomeriggio andavano anche a prendere il tè sulla loggia con Anton Dorn, perché non aveva idea di quello che poi sarebbe stato invece il successo della stazione zoologica. Quindi dopo la costruzione dell'acquario nel 1874, che poi non ha potuto sovvenzionare tutta la ricerca che veniva fatta al primo piano, proprio perché venivano tantissimi ricercatori da molti paesi, diciamo, dell'Europa e anche oltre, decide di creare quello che viene definito il tavolo di studio, quindi l'affitto proprio di uno spazio fisico e di un supporto tecnico, scientifico, dei pescatori che andavano a mare per riprendere, diciamo, per prendere gli organismi marini, e di una bella biblioteca, che è quella dove ci troviamo anche in questo momento, e che invece era stata concepita da Anton Dorn all'inizio come sala della musica. Perché per Anton Dorn scienza e arte erano le due facce di una stessa medaglia e voleva che oltre alla scienza ci fosse questo momento di svago nella quella che oggi è chiamata sala degli affreschi, per poter fare musica. Dottoressa, in questo salone la rappresentazione anche appunto nell'affresco di quella che era la vita di questi ricercatori. Sì, vediamo l'ultimo affresco, che è quello della pergola, dove vediamo Anton Dorn con tutti gli attori coinvolti in questa avventura a stazione zoologica a prendere un bicchiere di vino. Sappiamo infatti dalla corrispondenza con i familiari che c'era questa abitudine di andare la sera a Palazzo Donnanna per un buon bicchiere di vino, e vediamo nell'affresco, seduto da sinistra, Anton Dorn, Nicholas Kleinenberg, Charles Grant, che era amico sia dei ricercatori che degli artisti, infatti con questo cappello nero a tisa larga è quasi un trait d'union fra le arti e le scienze, Hans von Marais e Hildebrand.